Oggi vi riporto la storia di Nathan. Nel 2014 la mamma di Nathan nota che nelle foto scattate a suo figlio l'occhio destro presentava un colore biancastro, quasi latteo. L'aspetto biancastro della pupilla è noto come leucocoria, una condizione medica che può indicare patologie a carico del cristallino o del fondo oculare, come il vitreo e la retina. La causa più temibile è un retinoblastoma, ovvero un tumore che colpisce la retina nei primi 5 anni di vita. Brian Shaw, professore della Baylor University, ha verificato se il flash potesse fungere da cartina tornasole per la leucocoria di Nathan, che fortunatamente è stato subito operato. Dopo aver analizzato oltre 7.000 fotografie, il professor Shaw e altri colleghi hanno stabilito che la fotografia con flash può diventare un ottimo strumento diagnostico, semplice e pratico con cui fare prevenzione. Grazie a questo studio, in futuro si potrà utilizzare un software che analizzi le sfumature del riflesso pupillare per individuare le tipologie di leucocoria.